San Rocco, è perché Sant'Antonio era un'altra cappella a noi prossima, quindi si faceva riferimento quasi a creare una catena di chiese. Dici qualcosa su questa. Monsignor Bonaventura Caggiù, Sì, Monsignor Benozzurri Caggiù sostiene addirittura che il San Rocco sia anche compratrono di Sant'Agnello. In verità io questo non ho trovato mai nessuno scritto, nessun documento che dice che sia stato nominato compatrono di Sant'Agnello. Di questo ritorno lo è stato senz'altro, perché questa cappella è del 1400 ed è sorta proprio per volere dei Maianesi. E perciò di questo ritorno lo è stato, però di Sant'Agnello no. Ci sono tanti aneddoti che San Rocco abbia scacciato la peste da Magnano, ma è più che altro un fatto della tradizione orale, non è che San Rocco sia apparso proprio qua in piazza, come scriveva Bonaventura Caggiù, riportando qualche cosa orale. In conclusione, che possiamo dire? Che San Rocco è stato un santo amato tanto da subito, perché sin da ragazzo, quindicenne, già si preoccupava del prossimo. Ha avuto diversi fattori comuni con il nostro Sant'Agnello, entrambi figli di persone nobili. Il papà di San Rocco era un notaio e intanto sono rimasti orfani in giovane età e hanno avuto la possibilità di far disporre dei loro beni e li hanno donati ai poveri. Poi Sant'Agnello ha fatto la sua strada, San Rocco voleva il suo sogno era andare a Roma. E questo è stato il destino che forse l'ha portato a una morte precoce. Forse se non fosse stato invogliato, non avesse avuto la voglia di andare a cercare Roma, vedere il Papa, vedere la tomba di San Pietro, forse poteva vivere di più nella sua città. Io vi ringrazio per essere venuti qua. Spero che il libro vi piaccia, perché anche se sicuramente avrà qualche lacuna, perché di San Rocco non è che si sa tanto. Però io voglio fare un piccolo contributo anche per ricordare papà. Grazie. Nel libro troverete la risposta del perché questo San Rocco ha i suoi stivaletti d'argento. Nel libro sentirete parlare di altre cose che in questo momento non abbiamo detto. Non è volutamente, è anche per creare un'aspettativa di. Grazie a tutti voi.